una specie di palla di neve, secondo me. Noi partiamo dai corti precedenti e non c'è una frattura di linguaggio, perché anche se erano sperimentali e sono poi arrivati ai Tinterrapax, secondo me è cambiato soltanto il linguaggio, gli strumenti. Abbiamo acquisito persone, abbiamo acquisito esperienza, quindi è come se fosse una palla di neve che man mano cresce. Non so se adesso andremo contro un albero o se O invece continueremo a continuiamo accumulare, se a accumulare. la valanga diventerà sempre più grossa. Voi iniziate nel 2007 con un cortometraggio Chrysalis, scritto da Matteo Bottogno e diretto come al solito da Matteo e Daniele Coluccini. Sì, la sceneggiatura comunque l'abbiamo scritta tutti e tre insieme, anche con Andrea. E sì, il soggetto era il mio, poi l'abbiamo scritto insieme e diretto sempre io e Daniele, che comunque abbiamo deciso di dirigere sempre insieme, e quello è stato il punto di inizio per una serie di lavori che abbiamo deciso di sviluppare e dirigere insieme. Al contrario di quello che fanno molte coppie di registi, voi non vi alternate nella regia, ma lavorate veramente insieme. Come funziona sul set? Innanzitutto il lavoro del set non è diciamo la prima parte del nostro lavoro. Forse la gran parte, la maggior parte del lavoro è proprio quella prima del set. Il lavoro è innanzitutto quello di noi tre in fase di scrittura e poi successivamente in fase di preparazione della fotografia, di decidere come deve uscire fuori tutto il lavoro, i vari ritmi, le varie dinamiche, le inquadrature, che è un lavoro che facciamo dopo, in maniera tale che sul set siamo pronti per. E anche il lavoro degli attori, che è una cosa a cui teniamo particolarmente. Soprattutto, come ben sai, essendo una produzione low budget, sul set non ci si può permettere di lavorare troppo con gli attori o di non sapere cosa si deve girare. Ok? Qualche volta si può improvvisare. Però bisogna essere perfettamente preparati e consapevoli anche del potenziale risultato finale, in maniera tale da gestire al massimo, ottimizzare al massimo i tempi di ripresa. Noi siamo molto facilitati in questo in quanto ci conosciamo praticamente da sempre, nel senso che abbiamo iniziato le scuole insieme, ci conosciamo dalla prima elementare, abbiamo fatto tutto il percorso di studi fino all'università compresa e post-università insieme, quindi anche la passione per il cinema è nata come in un percorso comune. Quindi molto spesso siamo quasi sempre in accordo sulle decisioni da prendere. Le volte che ci troviamo in disaccordo, comunque sono rare e comunque vengono concordate prima e sappiamo chi dei due deve cedere ad una decisione che poi diventa quella comune, aiutati anche da Andrea che comunque spesso fa da mediatore tra i due, ma in realtà non abbiamo quasi mai avuto problemi di idee, insomma. In questo è molto semplice lavorare in due, non abbiamo mai avuto problemi. Parlando della fase di scrittura, invece come lavorate appunto? Tu sei coinvolto in Sì. questa fase, sei anche aiuto regista, di Sì, solito, esatto. quindi. Diciamo che l'aiuto regista è una prosecuzione del fatto che abbiamo iniziato da subito, da un processo molto, da uno stato molto embrionale di un'idea, a lavorare insieme già in tre. Io poi partecipo come aiuto regista proprio perché conosco la sceneggiatura, conosco l'idea di quello che vogliamo fare, il tipo di lavoro che abbiamo in mente. Però parte tutto da un'idea in genere. Magari ecco, lo porta o lui o io, Daniele, dipende poco, si porta un'idea, ma in genere, sai, vorrei raccontare questa cosa, è una piccolissima cosa. E poi si inizia a discutere così casualmente e si continua a tenere queste idee, perché noi abbiamo alcune idee che stiamo tenendo nel cassetto e probabilmente le porteremo alla luce dopo Tinterrapax. Che però sono già in qualche modo definite. Noi continuiamo a lavorarci perché finché non sentiamo che un'idea ha raggiunto una certa maturità, non possiamo portarla fuori. Quindi abbiamo diverse cose, diversi lavori che sono ancora sospesi. Ma una volta che iniziamo a lavorarci, dopo che abbiamo visto che c'è qualcosa, che c'è una
un quid dentro, dentro all'idea, iniziamo a discutere. E allora lì diventa divertente perché passiamo ore, ore e giornate intere a discutere su qualcosa, su un frammento di quell'idea, su cos'è che renderebbe effettivamente eccezionale quella cosa che vogliamo fare, eccezionale il nostro modo di vedere la cosa, cioè quello per cui vale la pena lavorarci. E una volta che abbiamo trovato quello, lavoriamo ancora, discutiamo, in genere siamo in tre ed è un numero molto buono perché c'è una maggioranza. Di conseguenza io appunto faccio il mediatore spesso, o appunto qualcuno, gli altri due convincono l'altro, che comunque dobbiamo essere assolutamente convinti tutti e tre, perché lavoriamo da così tanto tempo insieme su prodotti così diversi, perché Chrysalis aveva una certa idea, Europa un'altra, meno male c'era un'estetica di fondo molto simile. Abbiamo imparato a condividere la stessa idea di cinema, che era un po' il presupposto, la stessa idea d'arte, insomma, anche una stessa certa visione esistenziale abbastanza simile, quindi infatti andiamo nei festival e ci piacciono gli stessi film. Sempre, parlando sempre della fase di scrittura, come lavorate? Lavorate separatamente e poi discutete per unire, o lavorate già insieme tutti e tre? Guarda, noi in genere veramente la prima idea di Tintera Pax l'aveva portata Matteo una sera, ci siamo trovati a parlare e lui mi ha detto: sai, avrei questa idea. E l'idea era, non vorrei dire cos'è, però era veramente una riga di sceneggiatura, era cosa voleva essere, dove voleva essere più che altro, cioè dove voleva ambientare questa storia e qual era il tema importante che voleva mettere, che diciamo che all'inizio era il sacrificio, poi ne parleremo più avanti, però l'idea di base era quella. Abbiamo iniziato a parlare, a incontrarci, ha portato anche dei personaggi che più o meno erano quelli che avremmo poi incontrato, e abbiamo iniziato a creare poi, con l'arrivo di Daniele subito, abbiamo iniziato a lavorare sul soggetto, quindi abbiamo creato questo soggetto e man mano abbiamo capito quello che volevamo. Ad esempio, una delle prime cose era, volevamo creare una, io parlo adesso di Tintera Pax perché è la cosa di cui stiamo parlando, e volevamo raccontare una certa idea di Roma. Una Roma che non è quella che vedevamo, volevamo svilupparlo un po' in antitesi rispetto a una Roma che vedi nel cinema, magari, che non è propriamente una Roma che ci appartiene, la Roma alto borghese, la Roma piccolo borghese. Volevamo raccontare un po' una Roma un po' proletaria, un po' di periferia, varie anime di Roma, specialmente sul linguaggio abbiamo lavorato tanto. E quindi le varie esigenze andavano poi a confluire in un unico progetto. Quindi all'inizio siamo solo dovuti convincere della nostra stessa visione, di quello che volevamo fare, e da lì in poi man mano piccoli tasselli, ad esempio le certe scene che ci venivano esattamente così, e quando venivano, come poi sarebbero state messe in sceneggiatura e come poi sarebbero state girate, o le idee che erano buone e che sono, e diventavano idee portanti. Quindi non importa se è un'immagine o se è un tema o se è un personaggio, però è che quando effettivamente percepiamo che quella cosa ha un significato, quel significato vale per tutto il testo del film, non soltanto per la fotografia, non soltanto per, non è un scomponibile come processo, secondo me è un tutt'uno, che è un'idea di fondo che vogliamo restituire e portare avanti fino al prodotto finale, per coerenza. Molto spesso lavoriamo pensando ad un'immagine in particolare, come ad esempio quella che ha portato Matteo per Tintera Pax, che era quella del fuoco, che è quella iniziale. Lavoriamo per immagini, quindi c'è questa immagine forte e con la quale noi iniziamo a pensare a tutto il film, quindi abbiamo un'immagine ben chiara in testa e da lì cerchiamo di creare una storia attorno, e questo è una cosa abbastanza comune nei lavori che abbiamo fatto, e ci aiuta a pensare a come può essere l'intero respiro del film. Perché ad esempio l'immagine di un fuoco che brucia dà un'idea ben particolare, con la musica di Vivaldi sotto, dà un'idea ben particolare, ben specifica, e su quello noi abbiamo cercato di costruire anche tutta la storia, insomma. Allora, torniamo, visto che li abbiamo citati, torniamo ai due cortometraggi che sono seguiti a Chrysalis, quindi a Europa, che è stato girato lo stesso anno, quindi nel 2007, e a Sisifo, che invece è l'ultimo, prima di Tintera Pax. In questi si nota, oltre a una precisione di scrittura molto evidente, anche laddove non ci sono dialoghi, comunque è evidente che c'è un congegno molto preciso, si nota una qualità tecnica visiva notevole.
che ci si chiede come possa sposarsi col fatto che avete lavorato sui cortometraggi a zero budget praticamente. Si parlava di quanto era costato Sisifo, €500? La nostra maxi produzione da 200 euro. 150-200 euro si parla. Ho esagerato. Comunque, sì. Proprio, è stata veramente la produzione più costosa in cui ci siamo imbarcati, insomma. E quindi si può dire come lavorate, come riuscite poi a produrre con un budget inesistente? Sostanzialmente si lavora di invenzione. Di invenzione perché riteniamo di avere delle basi proprio da cinefili, incalliti dei buoni tra virgolette insegnanti, dei registi che amiamo, che apprezziamo e che diventano anche un po' ovviamente il nostro punto di riferimento nelle cose che scriviamo e anche, diciamo, anche dal punto di vista della sensibilità personale ci sentiamo molto più vicini a determinati autori piuttosto che ad altri. Detto ciò, effettivamente è difficile lavorare con così pochi soldi e spesso questo ci ha costato diversi sacrifici proprio personali, ma non solo economici, parlo anche a livello di fatica. Però forse la nostra qualità più grande forse, che al di là quello di magari, ti ringrazio per averlo detto, di girare in un determinato modo e di avere di provare ad avere un certo stile che vogliamo un giorno sia riconoscibile, è quello di aver saputo coinvolgere tante persone che sono nella stessa nostra condizione, cioè quello di cineasti emergenti, e di saperli coinvolgere con le nostre idee. Semplicemente questo, e tutti sono stati ben contenti di darci mano perché pensavano che la nostra idea potesse essere anche un punto di partenza per loro. Parlo dal direttore della fotografia, al montatore, e a tutte le varie maestranze di una troupe. Insomma, l'aiuto degli amici, della gente, di giovani professionisti è stato quello che ci ha consentito di andare avanti e di farlo, al di là dell'idea, perché senza queste persone e senza l'aiuto di queste persone, gratuito ovviamente, non avremmo potuto fare niente, i corti e anche il film non li avremmo girati in quel modo e magari non sarebbero usciti neanche bene. Tanto del risparmio è dovuto anche appunto a quello che diceva prima Matteo, a lavorare tantissimo prima di arrivare a girare, quindi organizzare tutto fino ai minimi particolari per riuscire ad ottimizzare i tempi, ad ottimizzare i costi, ad ottimizzare le persone che lavorano e su questo noi non transigiamo mai, nel senso non arriviamo mai impreparati sul set, perché ci piace stare tranquilli, forse è anche un eccesso siamo molto puntigliosi su questo, però in questo diciamo che questa cosa ci ha sempre ripagato e quindi non penso che è la scelta vincente, insomma. Voi abituati a lavorare da indipendenti con budget zero, vi siete trovati con Net in Terra Parks con una produzione. Cosa ha cambiato nel vostro modo di lavorare, se ha cambiato qualcosa? Quasi niente, perché in fondo diciamo i fondi che ci sono stati messi a disposizione sono stati necessari nel periodo di pre-produzione e produzione del film, ci sono serviti proprio per gli affitti dei materiali, per la camera, per tutto ciò che serviva per farlo intanto, e poi piano piano sono arrivati altri fondi per montarlo e per la post-produzione, ma in realtà non è cambiato molto perché abbiamo quasi girato con una somma inferiore ai 100.000 euro, che è molto meno di un low budget, di come si intende perlomeno il low budget, e quindi è quasi come lavorare con zero se messo in una dimensione da lungometraggio, ovviamente, girare con meno di 100.000 euro. E di conseguenza non è cambiato quasi niente. Noi abbiamo fatto tutto il possibile, anche quello che oltre quello che dovrebbero fare dei registi o degli sceneggiatori o anche i nostri attori, che in primis si sono impegnati anche a fare delle cose che non in teoria non riguardava il loro lavoro. Ecco.
forse questo è stato anche un punto a nostro favore, nel senso che ovviamente il budget ridotto ci ha costretto a delle scelte, quindi appunto anche la scelta di non poter, la necessità di non poter pagare ad esempio gli attori, oppure di potergli dare un rimborso per le spese. Però in questo ci ha mantenuto quello che era stato poi il motore dei nostri corti, il fatto di poter fare quello che volevamo, nel senso Gianluca Arcopinto e Simone Isola non ci hanno mai imposto nulla, insomma, ci hanno lasciato liberi di fare quello che volevamo, e quindi la nostra idea di cinema è proseguita in questo senso. Voi avete 3 settimane, fate il film e fate quello che, che volete, ma fatelo entro queste 3 settimane. Quindi ecco, in questo non è cambiato niente. È stata una scommessa anche da parte loro, insomma, è stato un rischio che forse è valso la pena correre, insomma. Parliamo un attimo dei personaggi del film, perché il film si legge in questi giorni sulla stampa, probabilmente da persone che ancora non l'hanno visto, se ne parla come di un ritratto di una periferia degradata, cosa che invece io, che il film ho visto, smentisco. Secondo me invece è un film che parla di persone e scava nella psicologia di queste persone. In fondo il luogo dove si trovano non è chiaramente casuale, ma non è in primo piano rispetto ai personaggi. Come avete lavorato sui personaggi, come li avete scritti? Una domanda a tutti e tre. Allora, dall'idea iniziale che io avevo proposto a Daniele ed Andrea, c'era subito una doppia possibile lettura. Volevamo arrivare a una doppia possibile lettura del film. Una è quella più ovvia generalmente, perché il film è ambientato in periferia, è recitato in dialetto romano, è scritto in maniera tale da recuperare di rendere realistico al 100%, in maniera tale come da rendere la vera romanità del, diciamo, rendere più vero possibile il linguaggio, quindi un linguaggio, il dialetto romano e la periferia, è ovvio che potrebbe apparentemente e anche giustamente sembrare un film sul degrado metropolitano. In realtà, diciamo, quello che ci preme sempre specificare è che c'è la seconda via di lettura, che è quella che tu, insomma, hai interpretato in maniera molto, molto vicina a quella che poi è la nostra costruzione della sceneggiatura e successivamente anche del film, perché effettivamente abbiamo parlato di personaggi. Quello della periferia può essere usato anche semplicemente come un pretesto. La psicologia dei personaggi riguarda tutti. È un film sostanzialmente sulla solitudine, sull'essere. Abbiamo utilizzato la periferia, abbiamo utilizzato Corviale, che è questo lungo palazzo di 1 chilometro alle porte di Roma, diciamo, di Roma Sud, perché è un unico palazzo immenso costruito su una collina, non perché sia più o meno pericoloso di altre periferie, ma perché un unico blocco di cemento su una collina è quello che avrebbe potuto rendere bene l'idea della solitudine dei nostri personaggi, in cui sono costretti in qualche modo a sguazzare, una specie di isola, una specie di città nella città. E questa città nella città si riflette anche sui personaggi, fa da sfondo a tutte le storie dei personaggi, che in un modo o nell'altro sono sempre costretti a girare là intorno e a non poterne mai uscire fuori. È vero che questo può essere interpretato come il disagio della periferia o come le problematiche legate al degrado o cose di questo tipo, però è vero che noi ci siamo concentrati molto sulla psicologia dei personaggi, su ciò che e su una serie di eventi fortuiti che generano diciamo questo climax che porta fino al finale, che ovviamente non anticipiamo. Però è così, un film incentrato, un film sui personaggi, su ciò che li muove e su ciò che sugli impeti, sulle passioni e sulla necessità che li muove sostanzialmente, perché sono personaggi che sono costretti a aggredire l'altro e la vita stessa in maniera tale da non soccombere all'altro e alla vita stessa. E questo non è solo un problema delle periferie o delle borgate, è un problema di tutti.
Però diciamo che l'impatto della periferia è sicuramente più forte per un argomento di questo tipo. Ci sono i personaggi al centro della storia, i personaggi sono i generatori della storia, sono quelli che danno vita a tutte le vicende. La cosa sicuramente più importante è che tutti gli snodi principali del nostro film accadono in pochi attimi. È tutto, in realtà abbiamo cercato di far vivere i personaggi, di far vivere la storia attraverso di loro. Come arrivare ai punti cardine della storia, come arrivarci, e intorno a questi punti cardine, che è un po' quello che dicevo prima, di quelle figure, quelle immagini a cui abbiamo pensato, e come arrivare a questi snodi fondamentali. Attraverso appunto i personaggi c'è la volontà di ogni persona di riuscire ad arrivare a imporsi nella società, nella loro piccola società, nel loro quartiere. C'è la volontà di cercare di non rimanere da soli, come è isolata appunto questo grande palazzo di Corviale. Gli snodi principali avvengono in pochi attimi, e tutto quello che viene prima e tutto quello che viene dopo che a noi interessava era mostrare la realtà, quella realtà dei fatti che poi emerge dalla pellicola. Ci interessava molto scavare nelle menti di questi personaggi, nel loro linguaggio, nel loro quotidiano. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato ad immaginare delle situazioni, ad esempio i tre ragazzi di Borgata che si incontrano, prendono il sole, di cosa possono parlare? Ci siamo cominciati a interrogare su questo, abbiamo passato veramente tanto tempo a costruire questo tipo di linguaggio, che molto spesso è anche volgare, perché è normale che sia volgare, perché non ci siamo frenati in questo, abbiamo pensato forse se era il caso di edulcorarlo un po' dalle volgarità, però in realtà sarebbe stato falsato quello che volevamo dire, perché è così che comunicano queste persone. Quindi insomma è stato fatto un grande lavoro sul linguaggio, un grande lavoro sui personaggi, un grande lavoro di sceneggiatura. In questo ci siamo scontrati, insomma c'è stato un grande lavoro da parte nostra, abbiamo discusso tantissimo per arrivare anche spesso a qualche frase. Diciamo che abbiamo lavorato sul linguaggio, come dicevi tu, in una maniera abbastanza nuova, anche prima di tutto perché i corti precedenti non avevano tra l'altro dialoghi, però la cosa che ci interessava di questo linguaggio era restituire appunto il suono di Roma e fare in modo che i personaggi non dicessero quello che erano e non dicessero quello che volevano, ma riuscire in qualche modo a restituire anche la loro solitudine, l'incomunicabilità che c'è appunto nell'idea dell'astrazione di Corviale, in questo modo. Facendo sentire quel suono, facendo sentire come quel suono in fondo non significasse davvero qualcosa, se non a un livello molto basso, sotto il testo, sotto quello che viene detto veramente. Quindi, ad esempio, i discorsi di natura sociale sono affidati a due personaggi, in due momenti di contorno quasi, e non sono cose che noi pensiamo, ad esempio, non vengono dette cose che noi pensiamo, pochi personaggi dicono delle cose che noi condividiamo, però vengono dette queste cose che invece restituiscono quello che è il suono incessante che senti, quelle parole che vengono dette soltanto per riempire un vuoto, e quindi sono discorsi da metro, discorsi da luoghi, da fila alle poste, insomma quest'idea qua. Il suono della strada. E cercavamo di dare questo, però allo stesso tempo dovevamo fare in modo di far uscire personaggi, senza fargli parlare, senza fargli dire veramente qualcosa. E la cosa più interessante è stata lavorare su Marco, perché lui è il perno della storia, ma non parla molto spesso, parla poco, attende, è un personaggio poco dinamico, che però ci ha dato molto spazio, molta possibilità. Lui in due punti emerge veramente, emerge quando parla di quello che vede sulla panchina, l'incontro con Sonia, adesso non entrerò nei dettagli perché il film lo dobbiamo vedere, e alla fine quando parla ancora una volta, ma dobbiamo riuscire a raccontare tutti i personaggi senza fargli dire veramente quello che facevano, senza fargli dire veramente quello che volevano. E quello è stato decisamente divertente. Dal tuo punto di vista invece sul lavoro degli attori, tu hai partecipato come aiuto regista, sì, alla preparazione? Guarda, principalmente infatti poi sul set il mio lavoro da aiuto regista era concentrato sugli attori, perché conoscevo meglio la sceneggiatura, dovevo
parlare e interiorizzare quello che vedevano, sentire i loro contributi e tentare di prendere delle cose dalle altre. Quindi abbiamo lavorato tantissimo ed è stata una grande esperienza per me soprattutto. Una delle cose più belle che mi sono successe, devo dire, diciamo che c'è uno sguardo di Sonia, che sarebbe Ughetta, c'è stato uno sguardo di Sonia, non vi dico a che punto del film, è uno sguardo molto importante. E per quello sguardo, perché era uno sguardo veramente importante, abbiamo parlato 2 ore fuori su un balcone, e è stato molto importante perché abbiamo parlato di quello che effettivamente il personaggio era, di cosa aveva vissuto lei, e lei aveva già tanto da dare per quello sguardo soltanto, perché dovevamo concentrarci su quello. L'unica cosa che appunto abbiamo fatto veramente con molta intensità con gli attori, proprio cercare di capire quanto potevano dare, cosa volevano dare e cosa noi potevamo fargli capire dei personaggi. Quindi alla fine quello che è venuto fuori, come diceva lui, è un buonissimo incrocio fra vita di set e... sì, esatto. Poi Andrea è stato anche... ci ha fatto un po' da actor coach, cioè ha fatto l'actor coach, quindi lui è quello che in prima persona poi sul set ha vissuto, ha fatto riscoprire quelle cose che avevamo fatto in prova e le decisioni che avevamo preso in prova con gli attori, le ha fissate proprio subito prima del set. Insomma, il suo lavoro è stato veramente importante, quello con gli attori, è stato proprio in prima persona. Dagli attori, ultima domanda, dagli attori a quello che è comunque protagonista della storia, ossia il luogo. Com'è stato lavorare a Corviale? Come vi siete organizzati? È un luogo, si sa, abbastanza complicato, non solo dal punto di vista di chi vi abita, ma anche dal punto di vista logistico. È un posto smisurato, quindi come avete lavorato sul luogo? Allora, per quanto riguarda la scelta del luogo, insomma, come abbiamo detto prima, era quello che poteva rappresentare meglio quell'idea di film, la nostra idea di film. E poi, per quanto riguarda i nostri giorni a Corviale, che dire, noi lì non abbiamo avuto problemi di nessun tipo, abbiamo trovato l'accoglienza di una parte della popolazione di Corviale, che sono parecchi abitanti a Corviale, un palazzo in cui vivono 10.000 persone, è abbastanza ingestibile come posto, è come se fosse una cittadina di provincia racchiusa in un unico palazzo. E poi forse per la maggior parte del tempo siamo stati ignorati, in realtà noi facevamo il nostro lavoro e loro ci passavano incuriositi forse, ma nessuno era intenzionato a danneggiarci o a impedirci di girare o problemi di questo tipo, anzi qualcuno ci ha dato anche una mano, qualcuno ha fatto qualche comparsata, qualcuno anche semplicemente per essere lì e vivere questa esperienza, o magari anche per controllare che non parlassimo troppo male del loro luogo, che un po' odiano ma un po' amano, perché comunque non si può non amare il posto in cui si è vissuti, non essere legati in qualche modo al posto in cui si è vissuti. Per questo noi teniamo sempre a precisare che Corviale noi non abbiamo trovato una situazione, non abbiamo trovato criminali in libertà, non abbiamo trovato, come in ogni luogo, come in ogni quartiere, c'è qualcuno che vive di espedienti, ma non è un problema di Corviale, è un problema di ogni luogo e che non riguarda solo Roma, riguarda anche città più piccole, posti più piccoli, riguarda anche un singolo appartamento, e quindi non, diciamo che noi ci siamo trovati benissimo a girare là. Diciamo che Corviale è una scelta, da una parte volevamo una periferia, da una parte volevamo un'architettura che fosse oltre, qualcosa che fosse veramente di cercare di recuperare quell'architettura, di come l'uomo si inseriva all'interno di un'architettura forse smisurata per l'uomo, non a dimensione d'uomo, perché effettivamente non lo è a dimensione. In questo volevo aggiungere, la periferia di Corviale, oltre a essere proprio la metafora del nostro film, è stata molto, l'esperienza a Corviale è stata molto importante in quanto ci ha un po' restituito quello che vogliamo anche dire nel film, questa universalità di un disagio. Infatti noi abbiamo sempre cercato di nel nostro film non si vede Roma, non si vede mai Roma, si vede solo il Corviale. L'unica volta in cui si esce da questa periferia non c'è modo di riconoscere la città in cui siamo. Quindi comunque abbiamo cercato di rappresentare questo posto non come il Corviale, anche se è quello poi, ma come una
ipotetica periferia di un qualsiasi luogo, quindi come l'astrazione di una periferia. Quindi ci sono personaggi che possiamo trovare alle periferie di Roma, alla periferia di Napoli, alla periferia di Milano, ma anche a Parigi, Berlino, qualsiasi cosa. Insomma, in questo è stata veramente la metafora del nostro film. La cosa che abbiamo voluto proprio portare allo spettatore è l'universalità di queste storie, di questi personaggi, di queste vite che si intrecciano.